castagni in fiore. Taglio del Nastro per il monumento della Madonnina di Fiuggi, un luogo di culto che grazie all'impegno dell'associazione Luci alla Madonna, presieduta da Beppe Incocciati, che ne ha curato il restauro, è tornato agli antichi splendori. Tante le persone accorse per la cerimonia che si è tenuta nella giornata di domenica, soprattutto cittadini, ma anche tante istituzioni, a partire dal presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, dal consigliere regionale Sara Battisti e dai membri dell'amministrazione comunale. Dopo il Taglio del Nastro si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore del santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, Don Alberto Ponzi. La giornata è stata animata da canti particolari, ma anche dalle specialità enogastronomiche tipiche della città termale. Tutto offerto in maniera gratuita ai partecipanti. Da oggi quindi Fiuggi torna ad avere la sua Madonnina, un simbolo ma anche un vero e proprio luogo di culto mariano benedetto da San Giovanni XXIII durante il suo pontificato.